Bentornati, bentornate qui su Heller Channel, benvenute e benvenuti se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Io sono Heller e oggi vedremo insieme qualche consiglio per essere attraenti all'istante e senza spendere soldi. Quindi se siete curiosi di sapere quali sono questi 8 metodi per essere immediatamente attraenti e non spendere un euro, ovviamente non vi rimane che guardare questo video, ma prima vi chiedo un like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Heller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Oh, bentornati e bentornate. Oggi ho pensato di fare questo video perché la rubrica, quella sulla bellezza che vi lascio nelle schede, ha avuto tantissimo successo e una delle domande che mi fate sempre più spesso è quella di approfondire tutti quegli argomenti e farne sempre più video. Quindi oggi ho tirato fuori un video con 8 semplicissimi consigli da mettere in pratica immediatamente che vi faranno risultare immediatamente, senza spendere niente, ok? Più belli. Quindi, bando alle ciance. Avete già messo il like? Allora possiamo continuare. Allora, primo consiglio, capelli. La riga. Allora, una riga, vedete questa, no? È una riga un po' messi, no? Un po' disordinata qua. Un po' vanno da una parte, un po' vanno dall'altra. Se fate una riga dritta, di sicuro sembrerete sicuramente più attraenti all'istante. Ve lo faccio vedere. Io in questo caso la faccio in mezzo, ma voi la potete fare un po' dove volete. Parte la ricrescita. Come vedete, una riga dritta, bella dritta, vi dà già un aspetto molto più carino, molto più attraente, anche coi capelli messi male come ce li ho messi io oggi, e non vi costa niente farla, ok? Non è una cosa malvagia riuscire, poi voi la potete fare di lato, la potete fare in mezzo, potete farla come volete, l'importante è che sia dritta, perché più è disordinata, più dà l'aspetto disordinato, e normalmente le cose che ci sembrano più attraenti sono le cose più regolari, più dritte, più simmetriche, e quindi più le cose sono curate in maniera diciamo così ordinata, e più ci sembrano attraenti. Per cui, per essere noi a nostra volta attraenti per chiunque, fare una riga ordinata, quindi bella, precisa, quindi senza che un capello va di qua e uno di là, insomma. Poi potete fare anche la riga quella zigzag, però se lo zigzag è preciso, e sicuramente sembrerete molto 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 più ordinati. Consiglio numero 2. Ovviamente vedete qua che io ho una bella ricrescitina, e sicuramente questa ricrescitina, nonostante la riga in mezzo, non è che sia proprio attraentissima. Per cui quello che vi consiglio di fare è prendere un mascara oppure un prodotto per le sopracciglia o quello che volete voi, magari anche un ombretto, perché no, e andare a correggere un pochettino, per quanto sia possibile, l'attaccatura e i capelli bianchi. Quindi vi mettete lì tranquilli tranquillini. Il mascara è fatto per i capelli, praticamente i peli delle ciglia, quindi va bene anche per i capelli. Se avete dei mascara specifici meglio ancora, però potete usare tranquillamente questo, meglio se waterproof, perché sennò vi impacciugate le mani quando poi magari vi toccate per mettervi a posto. Bastano dei piccoli tocchi, come vedete, e praticamente avete corretto completamente la vostra ricrescita
e con la riga in mezzo è perfetta. Direi che è venuta bene. 2 minuti ci ho messo. Terzo consiglio. Allora, tante di voi, soprattutto nei video, quelli che dedico ai capelli, ho tutta una rubrica dedicata ai capelli, andate a vederla perché è molto molto interessante. So che mi vedete così e non siete molto interessati, ma pensate che adesso ho su tutte le maschere ai capelli, per cui sto facendo i video con le maschere sui capelli. Dopo andrò a lavarli. E niente, quindi per tutte quelle che mi chiedono e che mi dicono che hanno delle stempiature, allora io di stempiatura, cioè non si vede tanto perché facendo la tinta nera praticamente la mia stempiatura è sempre abbastanza coperta, no? Però adesso appunto che la tinta un pochettino è da rifare e quindi è andata un po' via, in video non si vedono non si vede tantissimo, però vi garantisco che dal vivo si vede molto di più. Un trucchetto che io utilizzo quando magari vado agli eventi o quando magari devo appunto fare video o in altri, forse qua si vede di più un pochettino, guardate, esatto, un trucchettino che io utilizzo, dato che comunque per la ricrescita basta ovviamente il mascara come vi ho fatto vedere prima, però quando si hanno pochi capelli sui bordi del viso, io utilizzo, vi dicevo, è la terza volta che lo dico, un pennello abbastanza grosso come può essere questo, ma anche un pennello piatto come può essere questo, quindi uno di questi due pennelli, un ombretto molto molto scuro opaco, a volte potrebbe essere un ombretto nero oppure un ombretto tipo questo. Adesso per farvi vedere utilizzerò l'ombretto nero della mia palette di Kat Von D, scusate non voglio accecarvi, che è un nero opaco. Vado a prenderlo con un pennello, come vi ho detto utilizzo un pennello piccolo o un pennello di quelli piatti, in questo caso utilizzerò questo, lo puccio proprio nel nero, posso anche sbatterlo ma anche no, e vado proprio picchiettando, vado proprio nei punti dove si vede di più. Vedete già come si vede di meno? Allungando anche così un po' l'attaccatura, no? Guardate già come si è riempito. Guardate già la differenza tra prima e adesso. Quindi basta semplicemente un pochettino, ovviamente dovete stare attenti, io qua lo sto facendo al monitor per cui non è proprio l'ideale, dovete stare un pochettino attenti, ma già con l'attaccatura messa bene subito risulterete molto molto più attraenti. Questa cosa ovviamente vale anche per i maschi, è ovvio che noi donnine probabilmente un ombretto nero ce l'abbiamo già in casa, i maschietti dovrebbero andare a comprarlo, però vi garantisco che funziona con poco, potete comprarlo da Sephora, non so quanto costerà, 5 euro e vi portate a casa una cosa che funziona. E poi l'ombretto ha il grande vantaggio di avere il vostro identico colore. Quarto consiglio, evidenziamo i contorni del viso. Allora, questo è anche un po' un trucchettino che si usa tantissimo in video, il fatto di utilizzare un contouring. In questo caso non vi voglio spiegare tutto il contouring, che comunque lo trovate in qualche video nella mia rubrica dei make-up tutorial, ma vi voglio far notare quanto il viso possa essere diverso, soprattutto quando andiamo a ben definirlo. Addirittura in alcune occasioni possiamo andare a ridefinire non solo il viso ma anche il collo, ok? Quindi io prendo il mio bel pennellone da contouring, una terra qualsiasi, io ho la mia di Eller, quella che oramai è distrutta, e sto ancora aspettando tutti i vostri bellissimi consigli che arriveranno per quanto riguarda le terre. Vado a prendere, a pucciare un pochettino nella terra, lo scarico un po' il pennello e vado proprio a disegnare i contorni del viso, quindi proprio a delineare i contorni del viso. Questa è una cosa che si usa tantissimo in video,
proprio perché così il viso sembra più delineato e molto molto più vedete già che com'è diverso. E io il contouring già ce l'avevo su, poi vado a farlo magari anche al collo, così il collo sembra più lungo. Tante lo fanno anche al seno, cioè se volete avere il seno che sembra tipo che abbiate il push up e invece non avete neanche il reggiseno su, ve lo disegnate. Tante lo fanno anche agli addominali, E quindi andiamo semplicemente a scurire le parti che dovrebbero delineare, vedete già qua come sembra diverso, le parti che dovrebbero essere più delineate. Lo potete fare anche sul corpo. Delineate le ossa. E così sarete sicuramente molto più attraenti, perché è un pochettino più delineati. Abbiamo detto fin dall'inizio che le forme simmetriche, le forme precise, le forme che l'occhio riesce a seguire, che quindi non sono tutte confuse, risultano all'essere umano molto più attraenti delle forme appunto un po' confuse, un po' tutte che si intrecciano, un po' tondeggianti, un po' caotiche. Per cui più noi siamo precisi anche sui nostri contorni del viso e del corpo, più risulteremo attraenti. Quinto consiglio: illuminante. Allora, utilizzerò, giusto per farvi vedere, questo illuminante del Wonder Stick Duo di NYX Professional Makeup. Illuminante. Anche qua andiamo a mettere in evidenza, quindi a tirare fuori quelle parti di noi a cui vogliamo dare risalto. E andiamo anche a togliere tutte quelle parti che sembrano stancarci il viso. Quindi magari qua sotto gli occhi, dove abbiamo magari qualche borsa, e comunque sotto gli occhi, quando riusciamo a mettere un po' di bianco, sicuramente ci illumina lo sguardo, per cui illuminanti, correttori, eccetera, eccetera, sotto gli occhi servono tantissimo. Idem qua sopra, idem qua sotto. Andiamo a dare praticamente la definizione, no? E togliamo la stanchezza dagli occhi. Più una parte è illuminata e meno sembra stanca. E già con proprio due tocchi dal trucco che era prima, già guardate come sembra tutto più attraente, cioè ha tutta una forma un pochettino che ti dà un po' il senso appunto del mi attrae quella forma, poi magari non ti piace, però sempre per lo stesso principio che l'occhio vuole la definizione, una cosa che a cui dovete stare sempre attenti sono le sopracciglia. Le sopracciglia potete andare a spinzettarle quando magari avete dei peli superflui, quindi soprattutto qua al centro, e quindi si uniscono un po', non hanno una forma ben precisa, andate a spinzettarli. Qua sopra, anche qua, normalmente i peli che si vanno a formare qua impediscono all'occhio di avere una forma precisa, quindi andandoli a togliere noi diamo praticamente al nostro occhio, diamo la possibilità di avere una forma bella, geometrica, precisa, e quindi risulterà automaticamente molto molto più attraente. Non serve colorare le sopracciglia, tatuarle, basta tenerle pulite e basta tenerle con una forma abbastanza regolare, abbastanza dritta. Un'altra cosa che vi renderà subito più attraenti è profumo. Il profumo, che sia da uomo, da donna, da uomo ovviamente per l'uomo, da donna per la donna, ma in realtà io conosco uomini che utilizzano profumi da donna e donne che utilizzano i profumi da uomo, e sono effettivamente i loro profumi, per cui ci stanno benissimo. Probabilmente se li sentono talmente tanto, gli piacciono talmente tanto che ci stanno anche proprio bene. Comunque un po' di profumo, non una nuvola di profumo, ma un pochettino di profumo, che può essere una crema corpo, oppure appunto un profumo da mettere in gocce, un profumo spray, o un deodorante, un dopo barba. Comunque uscire con un po' di profumo, o comunque profumando di pulito, di saponetta, ti rende già molto 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 più attraente. Il profumo che
è un afrodisiaco naturale per eccellenza, è il profumo di vaniglia. Io questo ve lo do come bonus, utilizzatelo. Il profumo di vaniglia pare che sia uno degli afrodisiaci naturali più potenti che c'è proprio su tutta la terra. Per cui se proprio la vaniglia, non certe schifezze che si trovano in giro che dovrebbero profumare di vaniglia invece puzzano completamente. No, il profumo di vaniglia pare proprio che sia uno degli afrodisiaci naturali più efficaci. Quindi se volete risultare più attraente, magari andate in uno di quei posti dove vendono proprio le essenze di vaniglia, vi mettete due goccettine di essenze qui, due goccettine di essenze, una qui e una qui, così quando uno vi abbraccia, tipo per dare tre bacini, sente la vaniglia. O anche quando date la mano sente la vaniglia, ok? Quindi questi trucchettini qua veramente, raga, cioè funzionano, comprovato che funzionano, e vi renderanno subito molto molto più attraenti nei confronti dell'altra persona. Ottavo e ultimo consiglio che vi renderà molto 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 più attraenti è: guardate l'altra persona dritto negli occhi. Il fatto che una persona non riesca a guardarvi in viso già la rende molto molto meno attraente. Se riuscite a guardare negli occhi l'altra persona quando vi sta parlando, quando vi salutate, non è che dovete fissarla come dei maniaci che vi mettete lì così, ma semplicemente guardarla intensamente negli occhi come se stesse comunicando, come quando siete molto attenti, quando siete attratti voi da una persona la guardate, ok? Oppure per timidezza magari distogliete lo sguardo, ma vi viene da guardarla quando un'immagine vi attrae, ok? Una qualunque immagine. Quindi guardatela. Il fatto che voi abbiate il coraggio di guardarla, l'altra persona negli occhi, il fatto che voi abbiate il coraggio di osservare quest'altra persona, vi renderà sicuramente molto molto più attraenti all'istante. Bene ragazzi, io mi auguro che questi 8 consigli vi siano serviti a capire che per essere attraenti non bisogna spendere miliardi e che piccole cose, ma piccolissime cose, piccolissime abitudini quotidiane possono renderci istantaneamente più attraenti agli occhi di tutti quelli che ci vedono. Se questo video vi è piaciuto, vi chiedo di lasciarmi tanti tanti like di supporto, ma soprattutto se volete vederne altri iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Eller Channel. Io vi ringrazio di essere stati con me fino alla fine di questo video. Se l'avete fatto, vi chiedo di lasciarmi un piccolo cuore nei commenti, così io saprò che siete arrivati fino a qua. A me non rimane che ringraziarvi e darvi appuntamento al prossimo video, mandandovi un mega mega bacio e tantissimo, ma tantissimo amore.